Amici di Rete Autosport, buon pomeriggio da Lorenzo Valeriani e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Eccellenza On Air, la rubrica che va a trovare le sette sorelle del campionato regionale di Eccellenza Abruzzo 2020-2021. Potrebbe essere la settimana decisiva per decretare la vincitrice di questo mini torneo, di questo mini girone. Lì davanti c'è il Chieti che domenica all'Angelini può toccare questo sogno chiamato Serie D dopo un anno, diciamo così, burrascoso per le vicende Covid che hanno condannato la formazione teatina al ritorno in eccellenza, ma già dopo pochi mesi la formazione neroverde può tornare ad essere protagonista nel girone di Serie D. Io ringrazio immediatamente Mario Giacchetta in regia e i nostri inviati sui campi in ordine di apparizione: Arsenio Iannotti, Veronica Di Giovanni, Alice Pagliaroli e il nostro Angelo Liberatore dall'Aquila. È assente il nostro Federico Di Fabio per impegni personali, ma ci ha già informato su alcune novità riguardanti il Delfino Flaccoporto e soprattutto con alcuni filmati riguardanti due protagonisti della formazione di Bonati che ascolteremo ovviamente nell'edizione serale. Siamo con Kevin D'Alessandro e Luca Blasioli. Partirei con Kevin. Allora, Kevin, sei tornato dopo mezza stagione con il Delfino in punta di piedi. Piano piano ti sei conquistato un po' minutaggio nella gara di andata con il Capistrello, hai sfiorato il gol, poi domenica scorsa hai procurato il rigore, insomma, ti sei ripresa alla grande. Sì, diciamo, sono tornato dal prestito, appunto, come hai detto tu, in punta di piedi, mi sono allenato, ero un po' fuori forma. Comunque il mister ha sempre saputo che io c'ero e che poteva contare su di me, mi ha portato e fatto entrare quando c'era bisogno. Adesso mi sento meglio e comunque domenica sono entrato in un momento importante della partita e sì, è stata, diciamo, anche un rigore meritato perché la squadra aveva giocato fino a quel punto bene, solamente non era riuscita a trovare il gol e questo ci ha fatto tornare a casa con un punto, perché anche se diciamo che la squadra forse meritava la vittoria, ma comunque va bene così. Luca, prima di parlare un po' di quella che è la stagione, la tua stagione, una, possiamo dire, delle più importanti da quando sei con i grandi, un commento appunto alla gara di domenica e poi una sulla stagione, su questo, sia sulla stagione prima dello stop, sia su questo mini torneo. Ma come ha detto Kevin, la gara di domenica, secondo me, nella gara di domenica secondo me meritavamo la vittoria, però alla fine siamo tornati a casa con un punto e ci dobbiamo rimboccare le maniche e ripartire direttamente da domenica contro l'Angolana per provare a vincere e chiudere in bellezza questo campionato nelle ultime due partite. E invece per quanto riguarda la mia prima stagione con i grandi, sì, è stata una bella stagione, anche se siamo stati fermi per parecchio tempo, ma ho imparato molto e è stata una bella esperienza. Edizione serale, ve lo preannuncio già da questo momento, che sarà molto più breve rispetto al solito perché oltre ai dilettanti, insomma, settimana importante, ma stasera gioca la nazionale italiana. Allora un grosso in bocca al lupo ai ragazzi di Mancini per questa avventura importante degli europei, l'incontro con la Turchia. Noi lasceremo ovviamente spazio su altri canali alle vicende degli azzurri e accorceremo un po' la nostra edizione televisiva, appunto, per consentirvi di seguire sia quello che sta accadendo nel girone di Eccellenza Abruzzo, per poi trasferirsi allo Stadio Olimpico, almeno virtualmente, per fare il tifo ai ragazzi di Roberto Mancini. Vado immediatamente allora da Alice Pagliaroli, da Capistrello, perché ci saranno sicuramente delle info importanti. A te, Alice, buon pomeriggio. Ciao Lorenzo, in realtà da casa mia oggi, però sì, sicuramente da Capistrello. E allora cominciamo col dire che sicuramente è una vigilia di cartello questa per il Capistrello. Ricordiere dell'andata,
forse la migliore partita disputata da questo Capistrello in questo campionato proprio contro l'Aquila. Da lì poi si sono innescate delle reazioni a catena in casa rossoblù, magari ce lo potrà confermare anche più tardi il collega Angelo Liberatore, l'inizio di un fuoripista dal quale credo debba ancora riprendersi del tutto. Diventa quindi una partita decisiva per l'Aquila e per questo campionato, e allora il Capistrello farà sicuramente da protagonista. Allora, squadra a riposo oggi, ecco il motivo per cui mi trovo proprio a casa. Si sono allenati tutta la settimana. Ieri i giocatori si sono sottoposti a tampone, i risultati sono attesi nel pomeriggio di oggi. La novità importante è che l'infermeria si è praticamente svuotata, per cui tutti a disposizione di mister Paolo Giordani, che la settimana importanti su tutte quelle di Lombardo e di Cirelli, poi subentrati in corso. Però sicuramente una situazione non facile da gestire la scorsa settimana. Questa volta in realtà proprio nella partita più importante, forse anche quella con più fascino, potrà avere tutta la squadra a disposizione, non ci sono neanche squalificati, questa è la nota forse più importante per la formazione granata. Veniamo alle note del campo, così come le abbiamo percepite in questa settimana, anche se vi preavviso che le indicazioni non sono chiare. Per la prima volta forse Giordani mischia le carte. Quello che abbiamo potuto intuire è che forse si scenderà in campo con un 4, stando agli allenamenti degli ultimi giorni, questo 4-3-3 con Chicco Fanti in porta e poi la difesa schierata a 4 con Rozzi e Lombardo esterni, Silvestri e Fantauzzi centrali e poi il centrocampo a 3 con De Meis davanti alla difesa e i due interni Panecasio e Norcia. Questione di fuoriquota più che altro, perché scalpita in panchina Piero Deramo dopo l'importante ingresso in campo contro il Delfino Flaccoporto, sua tra l'altro la rete del pari, valsa l'1-1 finale. E infine Di Girolamo, Franchi e Cirelli, Italo a Concia dell'Aquila. Queste sono le indicazioni che ci giungono da questa settimana. Questa, Lorenzo, la formazione probabile, ma ti dico molto meno certa rispetto alle altre settimane, perché oggi non sono sul campo perché la squadra non si allena. Siamo con Emanuele Lombardo, uno dei protagonisti in chiave granata di questo mini campionato di eccellenza. Ciao Emanuele, complimenti per questa tua personale stagione disputata con questa formula inedita. E allora la domanda che ci tengo a farti è relativa alla partita di domenica contro l'Aquila, il Gran Sasso Italo a Concia. All'andata forse la vostra migliore prestazione stagionale, avete segnato una sorta di declino per quanto riguarda l'ambiente rosso-blu, non si sono mai ripresi del tutto da quel pari al comunale di Capistrello. Domenica rischiate di essere decisivi, perché il Chieti può mettere le mani su questo campionato, può mettere le mani sulla Serie D, e allora sarà una partita importante e piena di pressioni. Tanto buonasera a tutti e ringrazio per i complimenti. È una partita importante in primis perché giochiamo contro l'Aquila, però devo dire che il Capistrello, noi affrontiamo le partite tutte allo stesso modo, insomma, non è perché l'Aquila o Chieti o Angolano o Delfino Flacco. Quindi per noi è una partita importante sicuramente, come lo sono state tutte le altre. È una partita forse dal peso maggiore per l'Aquila, perché comunque finché la matematica non smentisce sono ancora in corsa. Quindi loro sicuramente ce la metteranno tutta, noi faremo comunque la nostra partita. Voglio riagganciarmi a una tua recente intervista proprio di questa settimana rilasciata dei colleghi aquilani. Hai detto: a Capistrello mi sento bene, sono felice, sorrido quando gioco a calcio. È difficile giocare per divertirsi anche in queste categorie? Ci sono troppe pressioni forse? Faccio una premessa. Il mio sorridere è dato dal fatto comunque di una ritrovata forma, di stare bene dopo due stagioni abbastanza travagliate. Ma in questa categoria ci stanno le pressioni giuste, come in ogni categoria. Le pressioni spesso sono negative, però anche positive, perché magari ti fa scattare quella carica in più, quella voglia in più per una partita importante, quindi secondo me stanno le pressioni giuste. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Sono pronti gli altri
inviati sui campi. Vedo anche la nostra Veronica Di Giovanni da Avezzano che ci racconterà un po' qual è stata questa settimana a casa dei lupi che naturalmente hanno quasi più o meno decretato la fine di questo campionato per quel che riguarda ovviamente la prima posizione, andando a stoppare la formazione di Bolzan nel derby del De Marsi. Buon pomeriggio a te, Veronica, raccontaci qualcosa. Buon pomeriggio Lorenzo, buon pomeriggio a tutti quanti. Scusate le mie condizioni, io sempre di corsa, sempre fra vari lavori, ma mi faceva piacere essere qui con voi oggi, visto che ho saltato qualche puntata. Quindi qui in Casavezzano, ecco, diciamo che dopo i due pari, uno contro il Delfino, uno contro l'Aquila, la situazione per i biancoverdi per agguantare quello che poi è il secondo posto utile per il ripescaggio si fa sempre più difficile, anche per il fatto che l'Avezzano comunque ha solo due partite utili da disputare, mentre l'Aquila ne ha tre, quindi sicuramente una partita in meno è importante quindi mantenere comunque la calma. Diciamo che il pari di domenica contro l'Aquila ha decretato un po' uno spirito diverso nello spogliatoio, perché se ricordate all'andata l'Avezzano perse 3-1, mentre in quest'ultima gara 1-1 significa che comunque l'Avezzano può e poteva competere con tutte le compagini. Ci siamo fatti un pochino di conti, no, in questi giorni. Se fossimo partiti non con due pari, ma con due vittorie, a quest'ora forse giocavamo per il primo posto. Però ecco, con i se e con i ma non si va da nessuna parte. In Casavezzano comunque l'umore è molto sereno, tranquillo. I ragazzi si stanno allenando, si allenano tutti i pomeriggi, sabato mattina rifinitura. Affronteremo comunque una compagine, forse la più forte di questo campionato, domenica fuori casa contro il Chieti. Sarà una gara, ecco, io diciamo che non mi voglio sbilanciare troppo, sento comunque le varie chiacchiere nell'ambiente. Non è detta però, Lorenzo e ai vari ascoltatori, non è detta che il Chieti festeggerà questa domenica all'Angelini, perché potrebbero esserci, come abbiamo visto poi in questo mini torneo, dei colpi di scena veramente pazzeschi. Ma La di certo formazione. Veronica, perdonami se ti interrompo, Sì. di certo Veronica l'Avezzano non andrà lì a fare la comparsa, no? Non solo Assolutamente. per una questione di immagine, ma anche per una questione di classifica, perché, come hai detto tu in apertura, aritmeticamente c'è ancora la possibilità di andare a scalzare la formazione di Bolzan, anche se, come ovviamente hai ripetuto, l'Avezzano ha una gara in meno sulla carta da poter sfruttare rispetto ai ragazzi di Bolzan. Esattamente, esattamente Lorenzo. No, l'Avezzano andrà lì veramente con il sangue ai denti. Mancano due partite, quindi siamo proprio nello sprint finale e andremo lì a giocarcela a viso aperto, sperando insomma che non si ripeta il risultato che si è visto all'andata. Penso che quella sia stata la partita più brutta veramente da vedere dei biancoverdi, i ragazzi ne sono stati consapevoli, forse c'era anche un pochino la paura in quella gara. Adesso no, stiamo sereni, l'ambiente è veramente compatto, mister spogliatoio, quindi andremo lì a giocarci e a cercare questi 3 punti che poi saranno fondamentali per agguantare questo secondo posto. I ragazzi si sono sottoposti a tamponi, aspettiamo anche noi gli esiti che arriveranno in giornata o domani massimo in mattinata. Per quanto riguarda la formazione, Lorenzo, sai bene che il tecnico Torti ce la svela Abbottonatissimo, proprio sì. pochi minuti prima della gara, però non credo ci siano stravolgimenti importanti, soprattutto nel reparto difensivo e di centrocampo. Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, stanno ancora valutando le condizioni di Blanco. Blanco che avete visto partire titolare nell'ultima gara, sostituito al terzo minuto del primo tempo, ha ancora qualche problemino, quindi vediamo insomma se sarà possibile averlo in campo, magari partirà dalla panchina nella gara di questa domenica contro il Chieti. Perfetto, grazie, grazie a Veronica Di Giovanni da Avezzano. Non so se hai dei filmati da riproporre stasera nell'edizione delle ore 20 su Rete 8 Sport.
Veronica, per ora ti ringrazio per questo intervento molto esaustivo e confermiamo, l'Avezzano sicuramente andrà all'Angelini per cercare di dare battaglia fino all'ultimo secondo, non solo, come già detto, per una questione d'onore, ma anche perché c'è ancora la possibilità di ottenere un posizionamento migliore nella classifica generale. Da Avezzano vado e corro anzi all'Aquila, ad Angelo Liberatore, perché l'Aquila ovviamente deve un po' combattere su due fronti, guardare in avanti per sperare in un eventuale passo falso del Chieti, dall'altra parte guardarsi le spalle perché l'Avezzano può ancora insidiare quella posizione. Buon pomeriggio a te, Angelo. Buon pomeriggio Lorenzo, in realtà io in questo primo intervento mi volevo focalizzare su un terzo binario che è quello di possibili novità societarie, perché la vera notizia ce la siamo Bene. ritrovata da tifosi aquilani stamattina sul Messaggero con una intervista del collega Stefano D'Ascoli, intervista a Franco Fedeli, già patron tra le altre della San Benedettese, che è tornato a ribadire un interesse persistente e vero, così lo ha definito Fedeli, per l'Aquila 1927. Fedeli già in passato era stato accostato ai colori rosso-blu, lo ha riconfermato ancora una volta questo interessamento, però ha anche spiegato il perché finora non ci sia stata la concretizzazione. L'ho spiegato neanche troppo tra le righe, ha detto: mi era stata prospettata l'idea di fare una sponsorizzazione, ma non vorrei io fare la sponsorizzazione, quanto invece acquisire proprio la società, quindi tirar fuori i soldi banalmente, e poi però non fare il comprimario, ma decidere. Questa è un po' la strategia di Franco Fedeli, che tra l'altro era stato dato vicino all'acquisizione di un'altra compagine di Serie D, l'Ostia Mare, però lì pare ci siano problemi riguardanti l'impiantistica sportiva a disposizione del club laziale che non convincerebbe Fedeli. Paradossalmente, invece, uno dei fattori che avrebbero convinto Fedeli a riproporsi in ottica L'Aquila sarebbe proprio lo stadio Gran Sasso d'Italia, Italo a Concia. Fedeli, nell'intervista a Stefano D'Ascoli, l'ha definita una struttura che merita altre categorie, altri palcoscenici. Insomma, è tutto in divenire, perché Tra adesso l'altro bisognerà. Angelo, Sì, eccomi. ufficialmente in gestione da qualche settimana, Esatto, proprio all'Aquila proprio 1927. all'Aquila 1920, e sappiamo benissimo che le strutture fanno propendere, no, per un interesse all'acquisizione della società o meno, e Assolutamente, quello è la assolutamente sì, struttura perché dell'Aquila, è davvero una struttura importante. poi possono essere, tra virgolette, tra tante virgolette, sfruttate anche per altri tipi di eventi. Tra l'altro c'è in ballo anche un bando sulla rigenerazione urbana. Il Comune dell'Aquila ha presentato un progetto preliminare che poi verrà sottoposto al Ministero, che prevederebbe interventi per oltre 8 milioni sullo stadio, sulle pertinenze, parcheggi, illuminazione, efficientamento energetico e quant'altro. E quindi diciamo anche questo potrebbe avere un po' riacceso l'interesse sul sistema L'Aquila Calcio. Fedeli ha detto: vorrei rimettermi in gioco, vorrei una scommessa sportivamente parlando. Naturalmente l'Aquila sarebbe adattissima, anche abbastanza vicina a Roma. E quindi Lorenzo, niente, staremo a vedere se ci sarà possibilità anche di interloquire direttamente con lui. I tempi, diciamo, ci sono, perché ormai ci avviciniamo alla fine della stagione, poi si aprirà questa fase che farà da ponte per la prossima stagione, e lì sarà interessante capire come si muoveranno, diciamo, i due soggetti, l'Aquila 1927 con l'attuale gestione e Franco Fedeli, per arrivare, vediamo, a una interlocuzione. Lui ha detto anche che vorrebbe venire all'Aquila, insomma, attendiamo ulteriori sviluppi, però intanto era giusto e doveroso dare conto di questo, diciamo, primo nuovo abboccamento. Nel secondo intervento faremo un po' il punto sulla squadra che, lo ha visto anche Arsène domenica d'Avezzano, è andata un po' in emergenza con molti giocatori che hanno tirato avanti per i 90 minuti, anche se non in perfette condizioni fisiche. Bolzan, questo poi lo ha anche fatto presente in sala stampa elogiando i ragazzi. Andremo a vedere un po' qual è la situazione in casa L'Aquila, all'antevigilia della partita con il Capistrello. Intanto a te la linea. Grazie, grazie Angelo, soprattutto per questa importantissima notizia. E allora attendiamo naturalmente altre novità sul fronte, diciamo, mercato, lo possiamo dire, acquisizione dell'Aquila 1927 da parte di Fedeli, che ovviamente ha tanta esperienza e vorrà ancora dire la sua, scegliendo una piazza
così importante non solo calcisticamente, ma anche per altri fattori. Andiamo da Arsene Iannotti. Allora, Arsene, abbiamo detto in apertura, potrebbe essere la domenica decisiva, quella che chiude i giochi, che va naturalmente ad assegnare l'unico piazzamento di questo mini torneo, perché lo ricordiamo, non ci sono retrocessioni, non ci sono playoff, ma c'è solamente da decretare la prima in classifica, che poi viaggerà dritta dritta in Serie D. E ad oggi lì davanti c'è il Chieti, che tu segui quotidianamente, che domenica, Avezzano permettendo, potrebbe definitivamente alzare le braccia al cielo. Buon pomeriggio, Arsene, in linea a te. Eh sì, buon pomeriggio anche a te Lorenzo, e dunque ci siamo, 48 ore alla sfida che potrebbe riconsegnare la Serie D al Chieti, tra l'altro non dopo così tanto tempo, dopo un solo anno. L'attesa però in città è palpabile, lo dimostra il fatto che martedì mattina non erano ancora a disposizione i tagliandi, la prevendita, lo ricordiamo, partiva solo dal pomeriggio, erano però già in molti ad attendere il biglietto fuori dalla sede sociale. Infatti poi ne furono acquistati 200 in sole 2 ore. Vendita dei biglietti che prosegue tra l'altro Lorenzo anche oggi verso il tutto esaurito per quanto riguarda la tribuna centrale, sempre considerando chiaramente le restrizioni, quindi un sold out diciamo così parziale, mentre ancora a disposizione ticket per quanto riguarda la curva Volpi. A tal proposito è stato anche pubblicato un comunicato da parte del gruppo degli 89 Maidomi, quello che possiamo considerarlo, Lorenzo, il tifo caldo, diciamo così, nel quale si legge proprio che gli stessi non saranno presenti allo stadio, quantomeno all'interno, ecco, ma sosterranno poi comunque la squadra proprio per via delle ben note restrizioni. Le buone notizie comunque arrivano dall'infermeria, fanno sorridere Alessandro Lucarelli, che tra l'altro saluto Angelo Liberatore, era presente ad Avezzano la partita tra Avezzano e L'Aquila nel derby, era seduto al fianco di Paciarella, del direttore sportivo, quindi sicuramente per osservare da vicino i prossimi avversari o anche chissà per vedere i tanti ragazzi, i vari calciatori, ce n'erano tanti under soprattutto nell'Avezzano, insomma. Lucarelli che tra l'altro si avvia al terzo successo personale in eccellenza, uno l'aveva conquistato proprio con la squadra della sua città, con l'Avezzano, stagione 2014-2015 e poi un paio di stagioni fa, nella stagione 2017-18 proprio con il Chieti. Approfittando della sosta, Lucarelli è riuscito a recuperare molti giocatori, numerosi erano gli indisponibili, lo ricordiamo, però lo staff sanitario è riuscito a riconsegnare di nuovo quasi tutti a disposizione. Dico quasi tutti perché in settimana ci sono state terapie per Filosa e anche per Corticchia. Il primo è quasi totalmente recuperato, il secondo ha ancora qualche problema, nonostante ho letto anche in mattinata alcune notizie che riguardavano proprio Corticchia recuperato al 100%, in effetti non proprio al 100%, ha ancora problemi alla caviglia, quindi in realtà è ancora in dubbio la sua presenza. Sicuramente non partirà da titolare, ma ecco, ci sono dubbi anche su un suo impiego a partita in corso in Arsene, realtà, però è puoi anche. già abbozzare una formazione, Arsene, così poi andremo a chiudere con gli altri. Sì, certamente Lorenzo. Allora, per quanto riguarda la formazione, non dovrebbero esserci dubbi, quantomeno per quanto riguarda il portiere, che sarà sicuramente Matteo Forti. Poi in difesa, altro pilastro, Matteo Consorte, liberato Filosa, nel caso comunque di forfè da parte di Filosa, pronto Lucarino. L'altro difensore, sicuramente Aquilanti. Mentre per quanto riguarda la fascia di destra, il ballottaggio è quello tra Puglielli e Siragusa, ma favorito chiaramente il primo, Romano Puglielli, a centrocampo Farindolini, Mariani, Donatangelo o Verna, mentre Corticchia, come dicevamo, in dubbio, a sinistra Manfredo Pietrantonio, anche se anche in questo caso potrebbe essere insidiato da Siragusa, che può giocare sia a destra che a sinistra nel centrocampo. E poi per quanto riguarda il reparto avanzato, Luca Fabrizi affiancato probabilmente da Mattia Rodi, anche se c'è forte la concorrenza da parte di Manuel Spadafora e anche di Anas Cramella, che è stato meno utilizzato
valorizzato rispetto ai propri compagni di squadra, ma sicuramente troverà spazio nella partita contro l'Avezzano e molto probabilmente, in caso poi di vittoria del campionato, io potrei scommetterci che giocherà da titolare anche le ultime due partite, un pupillo di Alessandro Lucarelli, e sicuramente poi troverà spazio, mentre per quanto riguarda Galli penso che partirà dalla panchina nella partita contro l'Avezzano. Perfetto, perfetto, grazie Arsene, come detto edizione leggermente più corta rispetto a solite per apti alla nazionale italiana, ovviamente, che sarà in campo questa sera contro la Turchia. E allora vado di corsa a questo punto ancora una volta ad Angelo Liberatore per le ultime notizie sulla probabile formazione dell'Aquila domenica contro il Capistrello. Te Angelo. Allora Lorenzo, andando veloci, c'erano un po' di situazioni da valutare perché l'Aquila con l'Avezzano ad esempio ha giocato con Ricci, Kras e Altares che non erano in perfette condizioni fisiche, non erano invece della partita Bisegna, Di Norcia, Collevecchio, Cianfrini, si è aggiunto anche Francesco Di Paolo nell'immediatezza della partita con i biancoverdi. Bisognerà vedere di questi cinque, Bisegna, Di Norcia, Collevecchio, Cianfrini e Di Paolo, anzi quattro togliendo Di Norcia che è stato detto che praticamente sarà quasi sicuramente out per tutto il resto della stagione, mancano tre partite per l'Aquila, di questi quattro quali giocatori recupererà? Ricci, Kras e Altares hanno giocato seppur non al 100% domenica scorsa e quindi potrebbero essere della partita anche con il Capistrello. Il 4-3-3 credo sia imprescindibile ormai nelle geometrie tecnico-tattiche di mister Ruben Dario Bolzan, bisognerà vedere però come andare a riempire i diversi slot. Ad esempio ad Avezzano Ricci aveva cominciato da terzino al posto di Lenucci che non era neanche stato convocato, bisognerà vedere se tornerà anche lui nei convocati, altrimenti si potrebbe riproporre la linea 4 vista al dei Marsi con Ricci, Venneri, Altares e Moscianese. Catalli e Rosano dovrebbero essere certi di due maglie a centrocampo, davanti Pellecchi e Micciche anche loro sicuri, c'è il ballottaggio di Federico Di Paolo se Di Paolo recupererà e resta da vedere poi chi farà il terzo di centrocampo. I dubbi dovrebbero essere sciolti nel corso della conferenza stampa prepartita di mister Ruben Dario Bolzan, che però ad ora non è ancora stata convocata, ma sicuramente in corso di pomeriggio arriverà la convocazione da parte dell'addetto stampa dell'Aquila Paolo Volpe. Insomma, questa è un po' l'aria che si respira. L'Aquila a questo punto vorrà chiudere al meglio, 9 punti in queste tre partite che mancano. Si è detto ripescaggio no, però anche alla luce di questo interessamento esterno da parte di Franco Fedeli, io a questo punto non sottovaluterei nessuna strada che possa portare il rossoblù in Serie D anche senza la vittoria del campionato, perché se dovesse essere rifondazione, rifondare in eccellenza o rifondare in Serie D, Lorenzo, cambierebbe poco, sì, ma cambierebbe tanto per via della categoria. Grazie ad Angelo soprattutto per i tempi perfetti. Fatemi ringraziare lo stesso Angelo Liberatore, Arsene Iannotti, Veronica Di Giovanni ed Alice Pagliaroli. Un saluto a Federico Di Fabio, assente per impegni personali. Ciao Federico. Chiudo dicendo che qui a Città Sant'Angelo l'Angolana è in campo da qualche minuto per l'allenamento del venerdì. Noi abbiamo raccolto un giocatore dell'Angolana, abbiamo raccolto un'intervista con lui, Casati, che ci ha raccontato insomma un po' di curiosità su quella che è stata la stagione anche a livello personale. Di Eccellenza On Air, siamo con Casati della Renato Curi Angolana. Allora, prestazione tua personale sempre sopra le righe, campionato che poteva essere però diverso, no? Perché in determinate giornate forse è mancata quel pizzico di esperienza. Ma sì, come hai detto tu, dai, è stato un bel mini torneo e ce la siamo giocata bene. A livello personale ovviamente potevo fare sempre un po' di più, però dai, mi accontento e cercherò sempre di fare meglio. Speriamo che già da questa domenica posso appunto fare bene. C'è la sensazione in ogni partita che manca poco a questa squadra per tornare o continuare a lottare con le cosiddette grandi. Sei della stessa opinione oppure secondo te rispetto al Chieti, l'Aquila, Avezzano manca più di quello che credo io? No, questo è un grande gruppo, sono arrivati pure degli ottimi giocatori a. Nel frattempo ti stanno prendendo in giro gli altri, sì, però è normale. E di Renzo, il solito. Sì.
Come ho detto prima, siamo un grande gruppo, potevamo giocarcela meglio, quindi siamo anche un po' rammaricati, mi permetto di dire. Potevamo fare molto di più, però va bene, chiede una grande squadra come l'Aquila, che si meritano sicuramente palcoscenici migliori. L'ultima, poi ti lascio all'allenamento con il mister De Eugenio. La classifica rispecchia i reali valori delle squadre, oppure secondo te c'è qualche sorpresa in negativo o in positivo? Ma secondo me no, secondo me diciamo che rispecchia. Ovviamente sono ancora tre partite, ormai il destino che ti è già scritto. Però sì, dai, su per giù, occhio e croce, la classifica è giusta. Perfetto, grazie a Casati, grazie dell'Angolana. Lo lasciamo naturalmente agli ordini di mister De Eugenio per questa ultima sessione di allenamento prima del match contro il Delfino. Nel frattempo i ragazzi di De Eugenio sono in campo, una piccola chiacchierata, tutti pronti, formazione che presumibilmente sarà quella della passata domenica, con i soliti noti Farias, Criscolo e Miani a giostrare lì davanti, e sulle fasce i soliti Ruggeri e Di Renzo. Eccellenza On Air termina qui, edizione brevissima per consentire a tutti di cambiare canale e andare a tifare l'Italia di Mancini, impegnata contro la Turchia. Iniziano gli europei, è iniziata però da tante settimane l'Eccellenza, che si potrebbe chiudere già domenica. Il Chieti deve battere l'Avezzano oppure attendere un ulteriore passo falso dell'Aquila per alzare definitivamente le braccia al cielo. Grazie a voi che ci avete seguito, ricordo l'appuntamento serale alle ore 20 su Rete 8 Sport, canale 11 del digitale terrestre, dove rivivrete l'edizione pomeridiana. In più, grazie al nostro Mario Giacchetta, potrete ascoltare e vedere gli interventi dei nostri inviati. Buon pomeriggio e a venerdì prossimo.